Bene, ben ritrovati a questo corso sulle banche dati e siamo giunti finalmente, dopo tanta fatica, all'ultima parte, all'ultima lezione. In questa lezione ci dedicheremo a dare una sbirciatina, ma solo veramente una sbirciatina, al mondo delle macro. Questo perché le macro sono un po' complicate. Implicano in sé della programmazione e questo esula un po' dallo scopo di questo corso, dallo scopo di questo canale e non sono per nulla indispensabili per l'uso normale di LibreOffice per creare la nostra banca dati. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, possiamo benissimo crearci qualcosa di funzionale, di pratico e di utile per le nostre esigenze senza accedere al mondo delle macro, che è un mondo vasto che esattamente come si può fare in Microsoft Office con Visual Basic, anche in LibreOffice con queste macro, con questo LibreOffice Basic, chiamiamolo così, è possibile ampliare le funzionalità, andare oltre a quanto i vari moduli Write, Calc, Base offrono già preconfezionato, però appunto si tratta di un mondo un po' complicato che non credo sia il caso di approfondire, almeno non in questa sede, approfondire più di tanto. Però, siccome esiste, è anche giusto che vi mostri dove si trova questo mondo, come viene gestito, mostrando un piccolo, veramente banale esempio di macro, mostrandovi appunto come funziona, come si integrano nel resto del modulo base. Ecco, quindi chi ha già esperienza avanzata con Office, con Microsoft Office, scusate, saprà sicuramente quanto è prezioso a volte il poter ampliare le funzionalità base di Office con delle macro Visual Basic. La stessa cosa appunto si può fare parallelamente con LibreOffice. C'è da dire però che allo stato attuale la gestione del codice di Office con Visual Basic è decisamente più confortevole che non la scrittura del codice in LibreOffice. Non ci sono, l'editor di LibreOffice è proprio basilare, colora la sintassi, ma non esiste l'autocompletamento dei comandi, non ci sono aiuti con dei modelli di codice né nulla. Bisogna proprio lavorare avendo sotto mano e sott'occhio la documentazione sulle varie macro disponibili e poi poterle scrivere, diciamo, tutto manualmente, integralmente. Per il momento è così. Chissà se in futuro diventerà più confortevole e più performante la stesura di questo codice, però vabbè, per il momento ne prendiamo atto e vediamo come si comporta, com'è questo mondo delle macro in LibreOffice. Ecco, prima di vedere la macro, un breve accenno a questa nota, di cui però il contenuto della quale vi ho già reso edotti nelle lezioni precedenti quando abbiamo iniziato ad aprire il nostro database didattico, questo nostro database didattico. Perché? Perché all'apertura di questo database vi sarete accorti, come vi ho detto nella lezione opportuna, che esce un avviso di attivazione o no delle macro, perché appunto in questo specifico database scolastico, chiamiamolo così, c'è integrata una macro che è quella che vediamo come creare qui proprio in questa ultima lezione. Essendoci integrata una macro, appunto, LibreOffice in quanto suite di Office se ne accorge e sapendo che le macro possono anche comportare dei pericoli, ci chiede se siamo sicuri di attivare le macro o meno. Allora, nel nostro caso, naturalmente, siamo sicuri di farlo perché sappiamo che la macro l'abbiamo creata noi e non c'è nessun pericolo. In altri casi, magari con provenienza sconosciuta del file, è meglio farci un pensierino. Quindi impostare la sicurezza, come abbiamo già visto, nel modo opportuno, a livello medio, in modo che ci venga chiesto ogni volta se attivare o meno le macro. Ovviamente in banche dati nelle quali non usiamo per nulla macro, non
non apparirà questo avviso, si aprirà direttamente la banca dati senza nessun problema. Questa nota quindi è già a posto, abbiamo già imparato ad affrontare questo problema delle macro. Allora, vediamo un attimo. Per il nostro corso, appunto, a puro scopo dimostrativo, creiamo una macro o più macro, in realtà sono più tre o quattro piccole macro che ci permettono, da un formulario che funge da applicativo, da menu principale, da questo formulario noi possiamo, tramite delle macro, aprire gli altri formulari presenti nel database. Ecco perché finora ho tralasciato di parlare di questo formulario che si chiama menu principale. Ecco, questo formulario che si chiama menu principale, doppio clic, io lo apro. Vabbè, rimpiccioliamo la finestrella, va? In modo da renderlo un po' più menu e un po' meno invadente. Ecco, è un semplice formulario, né più né meno come gli altri formulari, però non ha al suo interno non contiene dati delle nostre tabelle della banca dati, ma soltanto tre oggetti pulsanti che sono stati disegnati grazie alla pulsantiera qui da parte, vedete qui pulsante. Con questo oggetto pulsante noi possiamo impostare dietro questo pulsante una macro in modo che quando venga premuto il pulsante agisca la macro e ci apra il corrispettivo altro formulario. Ecco, quindi diciamo che per rendere ancora più guidata e confortevole la nostra banca dati con questa interfaccia applicativa, noi possiamo crearci questo menu principale dal quale gestire gli altri formulari. Quindi vogliamo lavorare sugli interventi fatti ai PC, clicchiamo sul primo pulsante e vedete che la macro dietro agisce e ci apre il formulario corrispondente sugli interventi. Poi lo chiudiamo, vogliamo andare sui dettagli dei PC, clicchiamo sul pulsante dettagli PC, ci si apre questo. Vogliamo poi infine andare sui proprietari e indirizzi, clicchiamo sul pulsante, ci aprirà proprietari e indirizzi. Ecco qua. Quindi vedete, semplicissimo, non fa chissà che, però dietro questi pulsanti comunque ci sono pur sempre delle semplici macro. Quindi semplici o complesse che siano, il sistema è sempre quello. Per innestare nei formulari le macro e per scrivere queste macro, quindi lo vediamo rapidamente qui in sequenza, proprio per conoscenza, non si pretende che qui chi segue questo corso sappia poi diventare un esperto di macro in poco tempo, ma giusto per vedere la strada e per aprire la strada di come è fatto tutto ciò. Quindi chiudiamo il formulario per il momento. E vediamo come creare le macro prima, che poi verranno agganciate, verranno collegate a questo formulario. Quindi, per andare nell'editor delle macro, si fa questa strada. Quindi si apre il gestore delle macro dal menu strumenti, macro, organizza macro, LibreOffice Basic. Quindi facciamolo. Allora, strumenti, macro, organizza macro e LibreOffice Basic. Voilà. E si apre questa finestra di gestione delle macro. Premere il pulsante organizzatore di macro, che è poi questo qua, in basso a destra, organizzatore di macro, si apre a sua volta quest'altra finestrella e selezionare il nostro file base, premere il pulsante nuovo, dare un nome al modulo che conterrà le nostre macro. Ecco, quindi qui ci sono qualche voce in questo alberello, le macro di LibreOffice in quanto tale lasciamo stare, sono quelle di sistema, quelle personali sono le proprie, se ne avete, se no è vuoto come da me, e poi c'è anche il nostro interventi PCODB che è proprio il nostro database su cui stiamo lavorando, apriamo questo alberello e vedete che anche lui ha il suo posto per gestire le sue macro esclusive di questo database. Ecco, qui ho detto che per creare una nuova macro dobbiamo premere il pulsante nuovo, dare un nome al modulo che ci verrà chiesto e poi si aprirà questo modulo per le macro. Ecco, noi avendo già creato il modulo che si chiama menu principale, l'ho chiamato come il formulario,
non entriamo con nuova, entriamo con modifica. La strada praticamente, a parte dare il nome, è identica, però ci troviamo premendo modifica, ci troviamo nell'editor delle macro, finalmente ci arriviamo. Ecco qua l'editor delle macro. Quindi qui c'è la strada per partire da zero, io avendo già creato il mio modulo, menu principale, eccolo qua, voilà, eccolo qua, noi abbiamo schiacciato modifica invece di nuovo. Selezionare il file base, premere il pulsante nuovo per aprire l'editor delle macro. Ok, questa è tutta la strada del nuovo. Se esiste già, avete visto, basta selezionare il modulo esistente e premere modifica, ci ritroviamo dove già siamo passati la prima volta creando le macro da zero. Poi ci si posiziona sul modulo appena creato oppure sul modulo nel quale siamo entrati, quindi questo, e si inizia a creare il codice delle macro includendo il codice di ogni macro fra sub e end sub, cioè le macro sono considerate qui come delle subroutine, delle routine, dei pezzi di codice che vengono inclusi fra la parola sub e la parola end sub. Quindi questa è una macro, questa è un'altra macro, questa è un'altra macro. Quindi nascondiamo un attimo la nostra scaletta. Sì, nascondiamo un attimo la nostra scaletta, così abbiamo più posto qua. Ingrandiamo un attimino l'editor delle macro. Eccoci qua, e vedete che qui c'è veramente poca roba banale, però giusto per vedere come si presenta questo editor di macro. Ecco, tutti gli effetti è un editor di programmazione che è già programmato anche in Access o così, se ne accorgerà. Qui si compila il codice, si esegue il codice, qui si possono eseguire i comandi delle macro passo passo per fare un debug, cioè per verificare che funzioni correttamente il codice o trovare gli errori. Qui si possono mettere dei punti di interruzione o breakpoint nel codice per eseguire il codice e farlo interrompere a quel punto, eccetera, eccetera. Qui è tutto un po' un mondo specializzato già per sviluppatori che non stiamo qui a approfondire più di tanto. Fatto sta che il nostro modulo di macro inserito, integrato nel nostro database interventi PC è composto da tre macro, le vedete qui: aprire interventi, aprire PC, aprire proprietari, che sono poi le tre macro legate ai tre pulsanti che abbiamo visto qui nel formulario, che possiamo magari già aprire anche lui in modalità modifica, che così l'abbiamo già qui bello pronto. Torniamo un attimo sul codice, quindi vedete aprire interventi, aprire PC che è dietro questo pulsante dettaglio PC, aprire proprietari che è dietro questo pulsante proprietari e indirizzi. Ecco, le macro, dicevo, non hanno l'editor delle macro, non ha l'aiuto dell'autocompletamento dei comandi, eccetera, eccetera, quindi bisogna avere la documentazione del basic di LibreOffice lì sotto mano, stampata o in un PDF. Bisogna avere la documentazione per poter scrivere questo codice. Nel caso specifico di queste macro, in realtà sono tre, ma sono tre che fanno la stessa cosa praticamente. Giusto per capire, qui c'è un commento, remark vuol dire commento, proprio come in basic, quindi questa riga non è codice, ma è semplicemente un commento al codice. E spiega cosa fa la macro che segue, quindi macro che apre il formulario di gestione degli interventi, macro che apre bla bla, macro che apre bla bla, i tre commenti e le tre macro. Allora la macro che si chiama aprire interventi, quindi la subroutine aprire interventi, cosa fa? Definisce una costante, quindi un posto in memoria, diciamo così, del PC che si chiama formulario da aprire con il nome esatto del formulario. Quindi torniamo un attimo sulla nostra banca dati. Noi vogliamo aprire questo formulario PC spazio righetta spazio interventi. E allora qui nel nostro codice diciamo il formulario da aprire, quindi la nostra variabile in memoria che contiene quale formulario aprire,
contiene come valore PC spazio righetta spazio interventi. Per le altre macro, parallelamente con gli altri nomi, quindi ci sarà il tipo PC fabbricante, PC proprietario, eccolo qui, formulario da aprire, oppure proprietari indirizzi, proprio il nome fisico del formulario da aprire. E poi c'è il comando per formulario, per aprire questo formulario. Quindi, una volta impostato quale aprire, noi diciamo che il formulario aperto sarà questo comando che. È inutile spiegarlo perché bisogna guardarlo nella documentazione. Comunque, ha il scopo di aprire un documento che ha quel nome qui che abbiamo impostato sopra. E tutte e tre le macro fanno praticamente la stessa identica cosa. Una volta scritte queste macro, una volta verificato che funzionano, che fanno correttamente quello che vogliamo. Qui possiamo salvare e chiudere il codice delle macro, che sono, ripeto, esclusive e integrate nel database interventi PC. Quindi in nessun altro documento LibreOffice risultano queste macro perché sono proprio salvate e integrate all'interno di questo database, come vedete da questo albero. Lo possiamo chiudere e a questo punto torniamo al nostro formulario. Formulario che adesso ho aperto in modalità di sviluppo, quindi non di prova, quindi con la bozza attiva, e quindi ho creato questi pulsanti mediante questo oggetto pulsante, si clicca sul pulsante e si crea un pulsante, questo è il modo di crearlo. Però una volta che esiste il pulsante, cosa succede? Devo collegare questo pulsante a quelle macro, in questo caso quello che apre il formulario degli interventi. Come si fa? Ricordiamoci sempre di aprire il nostro navigatore e vediamo interventi. Allora, interventi, dettagli PC, proprietari indirizzi. Questi sono i tre pulsanti contenuti in questo formulario. Facciamo il tasto destro, proprietà, per esempio sul primo, e ci si apre. Le proprietà del pulsante con il titolo sul pulsante, quindi l'etichetta, la grandezza, dove è posizionato, eccetera, eccetera. Ma quello che ci interessa questa volta è la scheda eventi. La scheda eventi, come dice il nome, gestisce gli eventi che possono accadere. Cos'è un evento? Per esempio, l'evento è al premere il pulsante. Con un pulsante cosa si può fare? Si può semplicemente premerlo, non si può fare un granché altro. Quindi alla pressione, al clic sul pulsante, può reagire il nostro formulario secondo uno o più di questi eventi a seconda dell'operazione che si fa con il pulsante. Ecco, vedete che alla pressione del pulsante si vuole eseguire un'azione, che è quello che abbiamo usato noi, però ci sono anche altri tipi di evento, tipo quando è stato premuto col mouse sul pulsante, col mouse fuori dal pulsante, quindi passando semplicemente sopra e passando via. Pulsante del mouse premuto, quindi facciamo clic e teniamo premuto il pulsante, farebbe questa azione, eccetera, eccetera. Vedete che la cosa è molto ampia, è per quello che dicevo che è un mondo vasto quello delle macro, perché non solo il codice delle macro dà possibilità infinite, ma anche gli eventi che si integrano con il resto di LibreOffice sono parecchi e possono interagire con queste macro. Per quanto ci riguarda, limitiamoci al clic sul pulsante, quindi premiamo interventi e vogliamo che succeda qualcosa. Allora diciamo esegui l'azione. Esegui l'azione, clicchiamo questo pulsantino qui per scegliere la macro che vogliamo assegnargli. Ecco, si apre questa finestra di assegnazione dell'azione, scusate, e sulla linea, sulla riga esegui azione, noi clicchiamo macro per andare a scegliere la nostra macro. Si apre la finestra di scelta della macro, andiamo nel nostro database interventi PC perché sappiamo che sono lì le macro standard, menu principale perché è il modulo che contiene le nostre macro e qui sulla destra si presenta l'elenco delle nostre tre macro che abbiamo visto prima nell'editor delle macro. Aprire interventi, quindi facciamo ok e
e abbiamo assegnato l'azione aprire interventi a questo pulsante. La stessa cosa la si fa con gli altri tre pulsanti. Una volta che proviamo il formulario, quindi spegniamo la modalità bozza, clicchiamo su interventi, vediamo che la macro agisce correttamente. Ci viene richiamata quella macro che ci apre questo formulario, eccetera, eccetera, come abbiamo visto prima. Ecco, questo è il giro tecnico, puramente tecnico, senza troppi dettagli, per gestire il codice praticamente che può star dietro a tutti i moduli di LibreOffice, quindi ampliandone in modo infinito le funzionalità, volendo o avendone necessità. Ecco, noi abbiamo visto proprio superficialmente, quindi avete comunque anche in questo caso l'esempio del menu principale con i pulsanti, con dietro le macro, e vi ho fatto vedere attraverso il menu strumenti come raggiungere l'editor delle macro per andare a vedere come sono state scritte queste semplicissime tre macro. Ecco, in questa ultima lezione volevo proprio aprirvi un piccolissimo sguardo, un piccolissimo giro d'orizzonte su questo mondo delle macro che appunto apre possibilità infinite la nostra suite per l'ufficio. Però è una cosa appunto un po' specialistica, è un po' complicata, quindi se uno ha piacere a usare queste cose può specializzarsi, leggere la documentazione, creare anche delle macro molto più complesse. Eh? E voilà. Con questo siamo giunti al termine del corso. Non vi nascondo che è stato piuttosto faticoso registrare questo corso, organizzarlo in modo organico e possibilmente coerente nel suo flusso, non è stato facile. Non so se sono riuscito ad essere chiaro, se sono stato troppo lungo come ho a volte la tendenza ad essere, o se sono stato oscuro nelle mie spiegazioni. Spero comunque di essere riuscito ad essere utile a qualcuno, magari a stimolare qualcuno a provare a creare una sua prima banca dati, chi lo sa, può sempre servire come utilità per archiviare le proprie cose, sia private che magari nella propria piccola ditta, perché no? Una banca dati è comunque una banca dati, come ho detto all'inizio del corso, a livello professionale non ho nulla da invidiare questa banca dati come funzionalità a quelle che si usano nel mondo professionale, quindi può valere la pena darci un'occhiata e farci qualche prova. Giocarci un po', perché no, con questa banca dati di esempio, per esempio. Ecco, prima di salutarci definitivamente, però, questo corso è vero che è finito, ma richiede ancora un paio di appendici, perché una di queste due appendici serve per manutenzionare la vostra banca dati, ammesso che ne create una per conto vostro, e la seconda ve la dovevo da tempo, da qualche lezione fa, in cui ho promesso che ne avrei riparlato, ed è la registrazione delle banche dati all'interno di LibreOffice. Quindi andiamo con ordine. Manutenzione della banca dati. Ecco, questo non è un discorso specifico per questa banca dati di LibreOffice, ma vale per tutte le banche dati. E cosa succede? Perché vale per tutte le banche dati questo discorso? Perché richiedono manutenzione le banche dati. Quando si lavora molto sulle banche dati, si creano molti inserimenti di dati nuovi, si modificano spesso dati esistenti, si cancellano tanti dati esistenti, quindi c'è molto movimento di dati, di righe nelle tabelle, il nostro file tenderà a gonfiarsi oltre la sua vera dimensione effettiva, così come i file delle banche dati professionali, anche loro richiedono manutenzione, esattamente per lo stesso motivo. Perché per garantire più efficienza, in realtà, le cancellazioni, modifiche, inserimenti creano, diciamo, degli spazi che possono essere recuperati nella grandezza del file che contiene la banca dati, quindi per favorire l'efficienza. Il file tende ad ingrossarsi e poi magari a perdere anche un po' la sua efficienza alla fin fine, nel tempo. Ed ecco che esistono dei comandi,
di banca dati specifici per riorganizzare e ricompattare la banca dati stessa. Anche LibreOffice Base non fa eccezione con la sua banca dati HSQLDB, non fa per niente eccezione, e anche questa banca dati ha il suo comando per riorganizzare e ricompattare la banca dati. Ecco. Come si fa? Ve lo mostro. Quindi si va nel menu strumenti, si sceglie l'opzione SQL, che è questa, e si apre questa bella finestra nella quale dovete scrivere esattamente questo comando. Quindi potete fare benissimo copia e incolla da questa scaletta del corso. Scrivete copia e incolla del comando shutdown compact, che tradotto più o meno letteralmente vuol dire spegni la banca dati e compattala e puliscila, rendila di nuovo alla sua grandezza effettiva. Togli tutto ciò che non serve. Ecco, poi come si fa? Si esegue il comando, quindi con il pulsante esegui si esegue questo comando. E il comando ritorna eseguito con successo. Lo vedete? Eseguito con successo vuol dire che il comando ha terminato il suo lavoro. In questo momento la banca dati, però, possiamo anche chiudere, adesso abbiamo finito. In questo momento la banca dati è sconnessa perché il comando shutdown l'ha sconnessa dalla nostra interfaccia grafica. Quindi il file non è più connesso, noi non possiamo più accedere alle tabelle finché non lo spegniamo e non lo riapriamo come file. È completamente sconnesso. Quindi cosa bisogna fare? Si chiude la banca dati e se si vuole ricominciare a lavorare con la banca dati pulita e ricompattata, si fa semplicemente una riapertura della banca dati stessa. Quindi aspettiamo che si riapra. Solita finestrella delle macro, diciamo di abilitarle, sì. Eccoci qua, siamo tornati nella nostra banca dati, apriamo una tabella tanto per aprirla, vedete che c'è ancora tutto tranquillo, quindi siamo tornati col database connesso. Ecco. Questa operazione non è che la dovete fare tutti i giorni, anzi, se la banca dati la usate regolarmente, ma senza centinaia di operazioni al giorno, ma con poche, una o due operazioni al giorno, magari anche per 2 anni non dovete farla questa operazione. Però quando vedete che il vostro file vi sembra un po' troppo ingrossato, grassottello, tanto per intenderci, la nostra banca dati qui con tutto quello che ci abbiamo fatto è grande 78 kilobyte. Se continuate a usare questa banca dati e non so, fra un mese, 2, 6 mesi, un anno vi diventa di 2 megabyte e non avete aggiunto tonnellate di dati, allora forse è il caso di applicare questa procedura per ricompattare e riorganizzare la banca dati, così vi rimane anche bella efficiente al massimo. E questa era l'appendice 1 o A. L'ultima cosa di questo corso è la registrazione delle banche dati. In LibreOffice, cosa si intende per registrazione? Ecco, all'inizio del corso avevo accennato a questa possibilità di registrare una banca dati nell'ambito di tutto LibreOffice, quindi di tutti i moduli, per renderlo disponibili le tabelle, le viste, le query e quindi anche i dati contenuti nella banca dati agli altri moduli di LibreOffice. Tipicamente cosa può servire questo? Come vedremo fra un attimo, a aprire in Write o Calc queste banche dati, cioè le tabelle e i dati, e rendere disponibili a questi moduli, per esempio per la stampa, quella che nel mondo Microsoft Office viene chiamata stampa unione e invece in LibreOffice viene chiamata stampa in serie, per esempio una lettera nel modulo Write con gli indirizzi, avendo un indirizzario magari gestito nella nostra banca dati, ecco lì, l'indirizzario dei proprietari, per esempio dei PC, noi vogliamo scrivere una lettera a tutti i nostri clienti, possiamo scrivere la nostra lettera, unire questa lettera con dei campi variabili per indicare l'indirizzo dei proprietari, stampare in unione
e avere tutte le nostre lettere stampate in serie con l'indirizzo integrato automaticamente nella lettera Write, scritta con Write. Ecco, questa stampa unione la si può fare benissimo avendo come base dati una base LibreOffice Base. Adesso vediamo come. Dunque, come si fa prima di tutto per registrare un database? Registriamo per esempio il nostro database, questo tanto per fare esercizio, il nostro database interventi PC. Allora si va al solito menu strumenti, opzioni, e qua l'abbiamo fatto, poi LibreOffice Base Database. Quindi LibreOffice Base, eccolo qua, voce database. E vedete che quando viene installato LibreOffice, per difetto, per avere un esempio a disposizione di utilizzo, c'è già impostato, installato un database di sistema per difetto, appunto, che si chiama Bibliography, ovvero biblioteca, bibliografia. Questo database viene già impostato, registrato automaticamente quando si installa LibreOffice, quindi non bisogna fare niente. Questo c'è già, c'è sempre. Noi possiamo aggiungerne uno nuovo. Quindi premiamo il pulsante, scegliere l'operazione, quindi pulsante nuovo, o nuovo, elimina o modifica, sono le tre operazioni che si possono fare sui database registrati. Qui possiamo averne anche 100 di database registrati. In questo caso io ho solo quello standard dell'installazione e adesso ci aggiungo il nostro. Quindi nuovo, file di database, sfoglia. Se uno già posizionato lì nel nostro corso banche dati, interventi PC, dico ok, apri, nome a cui da dargli a questo database, vabbè, interventi PC va benissimo, non sto lì a cambiarlo, e vedete che si è aggiunto. Ecco, ovviamente una volta che esiste posso o eliminarlo per toglierlo da questa registrazione o modificarlo magari per cambiargli il nome, ecco, magari io posso togliere la righetta e lasciare solo lo spazio, va? Ecco, interventi PC. Adesso registro, faccio ok ed è registrato a livello di tutto LibreOffice, quindi anche Calc e Write lo vedranno. Quindi possiamo nascondere la scaletta che è terminata. A questo punto posso anche chiudere la banca dati, ma prima magari mi apro un documento di testo nuovo, così ce l'ho già aperto e chiudo la nostra banca dati che ci ha accompagnato per tutte le puntate. Ecco che ho aperto un documento di testo, quindi prova di stampa, per dire, e nei moduli LibreOffice c'è un pulsante che è questo, sorgenti dati, lo vedete qua in cima con due dischi, un'icona che simula due dischi di banche dati, si preme quello. E tutti i database, tutte le banche dati che abbiamo registrato vengono elencate qua. Vedete che c'è la bibliografia, ricerche, non ha query, tabelle, ha una tabella sola e vedete che appare la tabella bibliografi con dentro autori di libri, codici di libri, la casa editrice, il titolo del libro, quando è stato pubblicato. Vabbè, questa è solo una banca dati di esempio. Guardiamo anche la nostra, interventi PC, vedete l'abbiamo chiamata così. Apriamo, vedete che ci sono le ricerche e ci mostra, ecco magari, le nostre query. Vedete? Eccole qua le nostre query. Io faccio clic sulla query e qui ci mostra la tabella risultato delle query. Questa è la famosa query che conteggiava, faceva la statistica dei cognomi dei proprietari e quanti ce ne sono con un iniziale di cognome, la vedete qui, e qui le varie query della nostra banca dati che abbiamo visto nelle varie lezioni, così come le tabelle, e nelle tabelle naturalmente ci sono le tabelle native, le tabelle effettive, fisiche, chiamiamole così, così come ci sono, eccole qua, tutte le nostre tabelle, anche le viste, quindi la nostra vista sulla quale abbiamo basato il nostro rapporto di stampa, eccola qua. E voilà, come si fa poi a sfruttare questa sorgente dati per la stampa in serie? Vedete che quando si sceglie
una banca dati che si attiva la sorgente dati, si apre anche questa paletta di pulsanti, fra i quali ce n'è uno che parla di stampa in serie, eccola qua. Quindi io, se qui nel mio testo scrivo prova di stampa, il mio cliente si chiama due punti spazio e prendo la colonna cognome, la trascino qua, poi faccio uno spazio e trascino la colonna nome. Facciamo finta che io debba scrivere, stampare dei fogli in serie con scritto prova di stampa e il mio cliente si chiama cognome nome. Facciamo finta che, quindi anzi facciamo il buon carattere Ubuntu, con grande, un po' più grande magari. Ecco, tutto qui, eh. Poi naturalmente il meccanismo è sempre identico. Se fosse una lettera commerciale vera con l'indirizzo di qua, l'intestazione della ditta, eccetera, 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 per il momento fate conto che sia tutto qui quello che dobbiamo stampare. Rimpiccioliamo qui un attimo. Quindi è basato sulla vista, questo stampa in serie. Vedete che trascinando la colonna cognome, la colonna nome, si crea automaticamente un campo che fa riferimento, come vedete scritto nel fumetto nero, scritto in bianco, interventi PC, che è la banca dati, punto la vista, rapporto e punto cognome. Vedete, sono due campi variabili e questi campi si attivano quando noi attiviamo la stampa in serie, che è questa. Se io clicco stampa in serie, c'è tutto un wizard, tutto un assistente di stampa guidata in serie. Vedete, usa il documento attivo. Sì, voglio creare un formato messaggio email, un formato lettera, lasciamo pure lettera. Qui bisognerebbe impostare la zona degli indirizzi, dei titoli delle persone, signor, signora, eccetera, eccetera. Lasciamo via tutto giusto per mostrarvi come funziona. Questo documento contiene una forma di saluto, sì, no, tutti i dettagli. Ecco, qui comincia a diventare interessante con dove si può visualizzare un'anteprima di come sarà il documento unito in stampa. In stampa in serie. Qui vedete che c'è, vediamo un po' se è possibile. Oh, mi sono spostato troppo, scusate. Facciamo così, torniamo dove ero. Ecco, cosa stavo dicendo? Sì, stavo dicendo, vediamo se, ecco, vedete, visualizzo un'anteprima, quindi il primo proprietario di PC. Oh, che noia, non voglio che ti sposti. Ecco, allora il primo proprietario di PC, che è signor Cesare Giulio, lo vedete qua, viene già mostrato qua. Quindi al posto dei campi cognome e nome è già stato sostituito Cesare Giulio come primo campo. Vedete che qui, nella mia stampa guidata in serie, sono posizionato sulla prima occorrenza. Se vado avanti è un po' come scorrere i record, eh? Posso andare avanti, indietro, l'ultimo, il primo, posso scorrere i record. Se io schiaccio questo pulsante, vedete che il prossimo nome è Darko Giovanna, vedete Darko Giovanna e così via. 2, 3, 4, vedete che qui il campo variabile cambia a seconda del record della sorgente dati che viene usato, quindi posso tornare indietro, vedere come se risulta tutto bene il mio documento, eccetera, eccetera. Alla fine, se mi soddisfa tutto, se non devo modificare il documento al volo, se non voglio escludere qualche destinatario, posso andare avanti. Mi crea il documento, quindi unisce, come potete vedere qua dietro, i campi variabili, fa diventare testo normale come il resto della lettera. Posso ancora modificare il singolo documento, se tutto va bene. Vado avanti e cosa succede? Posso salvarmi il mio documento iniziale, cioè quello con i campi variabili, salvarmi il documento composto, quindi composto come questo, con tutti i miei campi, stampare il documento composto come sulla stampante,
eccetera, eccetera. Ecco, qui posso fare, direi, un bel annulla. Ed eccoci qua, che siamo tornati al nostro documento iniziale. Ecco, avete capito quindi com'è il meccanismo base. Ecco, non volevo sorgente dati, non volevo complicare più di tanto la cosa, soltanto mostrarvi un po' tutto il giro cosa vuol dire, perché si registra una banca dati, ma poi cosa me ne faccio? Ecco, uno scopo primario è unire, per esempio, a un documento di testo, a una lettera, classicamente, unire delle variabili, delle parti variabili nel testo, in modo che poi possa stampare in serie più documenti con le informazioni confacenti e coerenti. Ecco. Questo è lo scopo principale di registrare un database. Se non lo registro, non ce l'ho elencato qui, non lo posso usare, se lo registro lo posso usare. Ecco. Nell'archivio compresso del corso delle banche dati trovate un paio di esempi. Stampa in serie, stampa del documento unito. Anche col PDF come risultato di esempio, lo vedete qui. Questo è fatto col database della bibliografia, della biblioteca che esiste per tutti, quindi anche per voi. Se avete installato LibreOffice, vedete che vengono fuori le pagine con man mano i campi variabili che sono stati integrati in questi documenti. Quindi vi lascio anche questo esempio, basato però non sulla nostra banca dati, ma su quella standard, che almeno non ci sono problemi per le installazioni, le registrazioni. Ecco, questo era quanto. Direi che abbiamo concluso questa seconda fatica di corso, dopo quello degli script bash, abbiamo concluso anche questo sulle banche dati. È stata un po' più dura dell'altro corso, perché questo forse in certi aspetti è più complesso da spiegare, non è magari complesso da usare in quanto tale, ma è più complesso da spiegare. Spero comunque, ripeto, di essere stato utile, magari almeno a qualcuno di voi. Me lo direte nei commenti se sarà apprezzato oppure no. E per il futuro, chi lo sa, vedremo se ci saranno altre iniziative di questo tipo o meno. Al momento vi do un saluto, un ringraziamento ancora per l'interesse che dimostrate sempre. Ciao ciao!